Benvenuti, bentornati sul canale. Allora, una premessa prima di iniziare il video. Non so se questo video sarà categoria bar bambini, quindi senza commenti, oppure no, perché io lo lascerò normale, però YouTube a volte su questi video fa quello che vuole. Vi faccio vedere che cosa ho qua dietro. Ta-da! Allora, ho trovato questa maxi busta a sorpresa. Qua c'è scritto Masha e l'orso, ma insomma sono un po' tarocchi secondo me, non sono proprio originali. Qua c'è scritto che costava 6,50 euro, che già non era cara perché vi giuro che ha tante cose dentro, ma io l'ho pagata solo 2 euro in quella famosa e bellissima bancarella del mercato. Quindi ho detto sì, voglio provare a prenderla e spacchettarla sul canale per 2 euro. Allora, è enorme ragazzi, cioè mi occupa tutto il tavolo, infatti vi sposto, aspettate, ok, vi sposto un po' lontano e fuori c'è scritto: divertiti a giocare a colorare Masha l'orso con i loro amici, un maxi album da colorare, un libro didattico di passatempi, gadget, giochi e tanto altro. Vediamo che cosa c'è. Ora mi sposto con la sedia, diciamo. Gli metto questo sulla sedia e poi inizio a pescare. Ok, allora ho tirato fuori questo dalla scatola enorme. Allora, qua ci sono già Masha e l'orso. Fantastici albi, tre fantastici albi più regalo. Sarà album? Non lo so. Andiamo a vedere perché non si capisce niente. Poi ci sono ancora delle cose che non ho capito cosa sono. Io speravo ci fossero tante blind bag, ma mi sa che non ci sono blind bag dentro. Allora. Cioè, è una matrioska sta cosa. C'era una borsa, poi c'era un'altra borsa, poi c'era un'altra borsa. E adesso abbiamo. Allora, vabbè. Mamme e cuccioli, dolci cani vellutati. Contiene un adorabile cucciolo con la sua mamma. Quindi abbiamo questa cosina qua. Poi, Masha e Orso sarebbe questo. Due albi più regalo. C'è scritto proprio due albi più regalo. Se sono da colorare, non lo so. Adesso vediamo. Allora, ho già scoperto che il dietro è l'album da colorare ed è gigante. Cioè, guardate quanto è grosso. Cioè, dalla testa fino a qua è enorme. E ci sono tutte queste vignette enormi da colorare. Dai, questo è carino, per chi ha bimbi sicuramente è carino. Aspettate che volevo farvi vedere qualche pagina, ma non riesco a aprirlo bene, ok. Ma pensate, sono enormi, veramente. E c'è anche la storia. Poi abbiamo questo qui che c'è scritto, Masha e l'orso, la favola che piace a tutto il mondo, album da colorare. Ah, ok, è un album da colorare, ma è piccolo. Quindi, aspettate, ok, è piccolino. La storia in italiano, la favola di Masha e Orso, sì, colora, fantasia, ok, poi c'è un giochino, eccetera. Poi questo è invece il libro dei passatempi, e infatti ci sono i giochini, le differenze, poi c'è tipo il labirinto, queste cose qua. Ragazzi, pensavo che ci fossero cose più carine, sinceramente, da colorare, da disegnare, eccetera. Non mi ha fatto impazzire questa sorpresa. Vediamo come sono i cuccioli. Aspettate che. Aspettate. Allora, ho aperto anche le altre cose, ci sono altre blind bag, quindi sono già un po' più contenta. Ci sono i cucciolotti curiociosi. Mai visti e mai sentiti, dopo guardiamo anche gli anni. Dog, dolci cagnolini nuova edizione. Questi che ho fatto vedere prima. Questi super gum. Contiene quattro super gum. Queste mi piacciono perché probabilmente saranno gommine da collezione e quindi le terrò sicuramente. Un braccialetto a teschietti, che per Halloween va bene. E poi c'è questo che si chiama The Original Block Notice, così con una robina e una penna. Andiamo per ordine, se no non riusciamo più. Apriamo le mamme con i cucciolotti e vediamo come sono, se sono fatte bene o no. Allora, sì, sono carini. Ci sono i cagnolini, questi due cagnolini qua, sono pelosetti,
Sono piccolini, però sono fatti bene. Sì, mamma e cucciolo, più o meno, sono grandi uguali. Vabbè. Penso siano i dalmata perché sono bianchi a pois neri, molto carini, sono molto graziosi. Uno e due sono talmente piccini che così. Non c'è una checklist, non c'è niente, c'è un libricino, ma non mi pare che ci siano checklist. Ah, sì, in realtà sì. Però non sto a farvele vedere, anche perché fammi vedere di che anno sono. 2014, quindi non facevo ancora unboxing di queste cose e non lo sapevo. Comunque non male questi. Poi, dolci cagnolini, nuova edizione, di che anno sono? 2016. Non li avevo mai visti questi, a meno che non sono come quelli che ho tipo in mente. Ah no! No, questo è fatto carino, aspettate. Questo è carino. Allora, c'era questa bustina e dentro c'era un'altra bustina. Oggi è la giornata delle bustine. E dentro c'è questo cane, ma è fatto molto bene, è fatto molto molto carino. Ed è questi cagnolini qua, quelli con tipo il pelo a pelo duro si chiamano. Carino questo. Bellino, questo mi piace, carino, meglio che gli altri. Contiene un cucciolo, dietro c'è appunto, ce ne sono 20 da collezionare. E che carini, ma sono veramente carini. C'è il border collie, il chihuahua, il beagle, questi sono veramente carini, fatti bene. Il carlino, che cute il carlino anche. Carini. Poi proviamo a vedere questo, i cucciolotti curiociosi. Cioè, hanno 2007, ragazzi, anno 2007, cioè da quanti anni è che sono qua dentro? Tantissimi. Come saranno? Non ne ho la minima idea. Come so? Oddio. Oddio, che strano, sembra una... Ma, aspettate. C'è ancora qualcosa? No. Sembra una sorpresa vintage proprio. Eccoci, siamo arrivati. Ah, ok, chi abbiamo trovato? Allora, intanto una femminuccia, penso che sia Violetta. Non c'è scritto ovviamente chi è, c'è solo scritto siamo arrivati. È fatta così. Allora, vi dirò che non mi dispiace, non è bellissima, però mi sa di un giochino vintage, non so, di quelli di una volta, proprio anni 80. E c'è questa bimba con il peluscetto, diciamo, l'orsetto in mano, fatta così col codino. Non male, 2007, ma tantissimi anni, ragazzi, mamma mia, è veramente quasi vintage. Poi, ops, mi è caduto tutto. Qua block notice, quasi quasi non lo apro neanche, così lo regalo a qualche bambina o a qualcuno. Praticamente è un notice, vedete, piccolino, a borsetta con l'abiro rosa. Non male. Il braccialetto skull, vediamo un po' com'è invece, questo lo apro. Mi tengo il pezzo forte per me, ovvero le gommine alla fine. Ah, beh, dai. Beh. Ah, ma hai fatto così. Allora, hai fatto così, vedete, con le perline in legno, tra l'altro. E poi ha il teschietto così. Neanche male, sinceramente. Cioè, non è neanche brutto. Vediamo se ce ne erano altri tipi oppure solo questo tipo qua. Tanti, però non me li fai vedere ovviamente. Tanti, ma non c'è la checklist. Vabbè, neanche dietro, niente. Vabbè, comunque questo è marrone nero, fatto così, con il ciondolo del teschio del pirata, tipo. Non è neanche male, ragazzi, vi dirò che non è neanche male. Andiamo a vedere le super gummi. Allora, secondo me sono super attaccate perché sembra un mazzo unico. Queste sono del 2014, vediamo, pesucchiano, quindi ce ne dovrebbero essere abbastanza. Vediamo che cosa troviamo qua dentro. Allora, un'altra busta, ma perché non sono buste su buste? Un macello, ragazzi, è un macello. Questa busta è stata la busta delle sorprese. Allora, due gommine da cancellare. Beh, queste sono contenta perché sono carine. Allora, ci sono altre bustine super gummy 3D.
Vediamo, 2012, sempre andiamo sempre indietro. Vediamo che abbiamo trovato, va, che facciamo prima. Ammazza, è da montare questa. No, ma è bellissimo questo. Questo, raga, mi piace un sacco. Allora, ho trovato la macchina tipo fotografica, credo, fatta così. Che carina, da YouTube, ho la cinepresa, boh, non so che cosa di preciso, sì, una macchina fotografica, così. E poi non avete idea di che cute che sono le racchette da tennis con la pallina, cioè, troppo cute. Poi anche fatti così, cioè, proprio come sono fatti che hanno le varie gomme blu o rosse, la sua pallina, oh, vabbè, troppo carini. E vediamo nell'ultima che cosa abbiamo trovato. Una cosa che le ha messe veramente male, cioè sono tutte stringate, messe male. Vabbè che è dal 2012. Li possiamo anche capire, poverette. Belli! Allora, ho trovato qua il pinguino, cute, anche lui. E vabbè, dai, io vado matta per queste cose. Veramente carino, anche ancora ben fatto, bello intero. E una palla. Guardate che carina la palla. Bella. Qua forse ho visto che c'è la checklist. Sempre se. Allora, sì, c'è. Si potevano trovare la molletta arcobaleno e l'infradito. Carina. Poi. No, questo è bellissimo. Telefono, quello vintage, quello proprio di una volta. La macchina fotografica che abbiamo trovato noi. L'orologio, la sveglia. Gli skateboard erano bellissimi, gli skateboard. Poi il baseball e il panda, quindi il guantone con la palla e il baseball, il panda. Oh, che carino, la mucca e il maiale. Bella la mucca, era super carina. Poi il criceto e la giraffa. Tutte e due carinissime. E poi, oh la rana, che bella che era la rana e il pinguino. Belli, veramente carini ragazzi, cioè veramente, veramente carini. Ok, allora, questo era il video unboxing. È partito nì, nel senso che, come avete visto, i quaderni, insomma, i libri da colorare non mi sono piaciuti tanto. Mentre le blind bag molto carine, soprattutto le gommine e questo cagnolino qua. Mi sono piaciute molto. Però anche il resto non era male. Se i commenti saranno attivi, fatemi sapere in un commento qua sotto, se vi sono piaciuti questi unboxing, queste cosine. E vabbè, valeva il prezzo, per carità, perché tutte queste cosine per 2 euro valeva assolutamente il prezzo. E nulla, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacione grande e alla prossima. Ciao!